con un nuovo video. Questa volta mi vedete dall'intro struccato perché voglio lasciarvi con l'effetto sorpresa per il make-up. Questo è un video in collaborazione con una ragazza che io adoro, si chiama Jessica, del canale Jessica Mix. Ve lo lascio sia qui che ovviamente tutti quanti i suoi riferimenti giù nell'info box. Fa dei video carinissimi, mi piacciono tantissimo i suoi video haul, i suoi make-up, mi piace davvero tantissimo e sono super super contenta di fare questa collaborazione. Non è proprio la giornata più adatta per fare questa collaborazione, quindi questa tipologia di video, perché è un video molto primaverile, visto che siamo quasi appunto all'arrivo della primavera, ma vi giuro che oggi non si direbbe proprio, e dovrebbe essere così il tempo quasi in tutta Italia. Perché qui a Roma fa freddissimo, freddissimo, infatti io sto proprio col maglione pesante e piove, piove, piove da stanotte. Sta anche tuonando. E quindi mi sento un po' scema a fare un video primaverile, ma ora voi chiudete gli occhi, immaginerete un bel prato con un sole, voi che farete un picnic. Questo video avrà più senso. Abbiamo deciso di fare un video ispirato a dei fiori. Io ho scoperto l'esistenza di un nuovo fiore grazie a questo video e si tratta della petunia. Vi giuro, non lo conoscevo, sono un'ignorantona. Vi lascio qui la foto e appunto del fiore a cui mi sono ispirata per questo make-up. E giuro che ora vi lascio al tutorial, ci tengo a dire che ho cercato di utilizzare tutti i prodotti più o meno nuovi, o comunque anche se non sono nuovi, perché le palette non sono nuove, ma che non mi avete ancora mai visto utilizzare in un tutorial. Quindi ci ho tenuto proprio a selezionare dei prodotti tra virgolette nuovi. Vi invito anche a visitare il canale di Jessia e vi lascio al make up. Inizio stendendo il primer della Moi, il Pro Base, su tutto quanto l'occhio, che come vedete è molto molto più chiaro e più cremoso rispetto a quello di Essence, infatti elimina anche meno le discromie. Con l'Ultimate Brow Kit di Wet n Wild vado a sistemare le sopracciglia come sempre con il colore più chiaro. Iniziamo dalla Sleek del Mar. E vado a prendere con un pennello piatto questo lilla completamente opaco che si chiama Paradise. E lo vado a stendere su tutta quanta la palpebra mobile. Passiamo alla Sleek Vintage Romance e vado a prendere questo viola molto scuro e super brillante che si chiama Bliss in Barcellona. E lo vado ad applicare nella piega dell'occhio e ho anche applicato lo scotch per avere un effetto più netto e definito. Prendo poi questo grigio viola Forever in Florence e vado anche con questo ad intensificare la piega. Ripasso il lilla opaco e dalla palette Pretty Pastels di Moi vado a prendere questo lilla molto molto chiaro, super brillante. E lo applico all'inizio dell'occhio creando anche un punto luce. Come vedete è davvero molto molto brillante, fa un bellissimo effetto. Sempre dalla stessa palette prendo questo color carne che non è molto brillante e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare sfumando anche bene la piega. Con l'eyeliner in gel di MAC, il Black Track, vado a tracciare una sottile riga di eyeliner. Qui ho tagliato qualche pezzo perché comunque tendevo ad uscire dall'inquadratura come sempre. Con la matita di Yves Rocher, la Stilo Waterproof 01 Noir, la vado ad applicare nella rima interna dell'occhio. Applico questo mascara di Makeup Revolution, la Amazing Volume, che ha questo scovolino molto grande, non l'avete mai visto all'azione. Non è male, come vedete volumizza abbastanza, ma secondo me ha una grande pecca, il fatto che non incurva ed è non molto nero, diciamo non è ultra black. Questo qui sarà il risultato finale degli occhi. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati e ora continuiamo con il resto della base.
Utilizzo questa crema colorata di Alchemilla, la NF o la numero 2, e presto ne vedrete una shock review perché è discutissima questa crema e anche io ho qualcosina da dirvi al riguardo. Con il correttore della Maybelline, il Super Stay 24 ore, vado a correggere le occhiaie. Mentre con il correttore stick di Mesao del Perfect Skin Concealer lo vado a mettere sulle piccole imperfezioni e brufolini. Applico una cipria colorata su tutto il viso e questa è sempre di Mesauda. E vado ad applicare questo blush di Wet n Wild, il Pearlescent Pink, che è un rosa pescato molto molto brillante e luminoso. Infatti per questo non andò ad applicare nemmeno l'illuminante. Come rossetto ho scelto lo 09 di Essence, che è un rossetto piuttosto violaceo, che appunto va a riprendere il trucco degli occhi. Questo qui è il make-up completo, io spero davvero che vi piaccia. E vi invito, come già vi ho detto prima, anche ad andare nel canale di Jessica. Sono curiosa di vedere anche la sua rappresentazione del fiore. E ci vediamo al prossimo video. Vi lascio con un altro po' di foto. Ciao!